Martirio di San Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto. Io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Con queste parole Giovanni Battista definisce se stesso ed egli è il più grande fra i nati di donna, secondo l'elogio di Gesù, e muore per la fede e la coerenza nei valori di conversione che aveva predicato. Papa Francesco sottolinea che il suo martirio è una grande testimonianza perché ci insegna che la vita ha valore solo se la doniamo agli altri nell'amore, nella verità, nella vita quotidiana, nella famiglia. Il racconto del martirio per decapitazione avvenuto nella fortezza di Macheronte sul Mar Morto, Gesù lo ascolta dalla viva voce dei discepoli del Battista. Egli aveva operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re di Israele, Erode Antipa, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie di suo fratello. Ciò non era possibile secondo la legge ebraica. Per questo motivo Giovanni sentiva il dovere di richiamare il re. Erode allora lo fa arrestare, ma Erodiade avrebbe voluto che fosse ucciso e un giorno si presenta l'occasione favorevole. Il re dà un banchetto per festeggiare il suo compleanno. Alla festa partecipa anche Salomè, la figlia di Erodiade, e balla davanti ad Erode. La sua esibizione piace molto al re, per cui dice alla ragazza di chiedergli qualsiasi cosa. Salomè, su consiglio della madre, chiede la testa del Battista. Così Giovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Il fatto che la memoria sia fissata il 29 agosto è legato forse alla dedicazione dell'antica basilica in onore del precursore del Messia, eretta a Sebaste in Samaria. Comunque, fin dal V secolo, il 29 agosto, si celebrava a Gerusalemme una memoria del precursore del Signore. A lode di Dio.